Grazie signora Presidente. Colleghi senatori, signor Presidente del Consiglio, innanzitutto vorrei darle il benvenuto in quest'Aula a nome mio e mi consenta anche dalla provincia da cui provengo, che è anche la sua di origine, e do il benvenuto anche a nome di tutto il Movimento 5 Stelle. Analogo benvenuto voglio dare a tutti i membri del suo governo. L'attesa per la formazione di questo esecutivo è stata un po' più lunga del previsto e, invero, più lunga di quanto avessimo auspicato. Ma alla fine il governo del cambiamento, lo sottolineo, è il governo del cambiamento, si è formato nel rispetto della volontà popolare che si è espressa chiaramente con le elezioni del 4 marzo. E oggi siete qui a chiedere la fiducia. Mi è molto piaciuta nei giorni scorsi, signor Presidente del Consiglio, la sua dichiarazione nel giorno in cui ha ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica di formare il nuovo governo. Ha espresso in quella occasione l'auspicio di diventare l'avvocato difensore del popolo italiano. E questa frase credo che non abbia colpito soltanto me, ha colpito un po' l'immaginario collettivo, e tanto è vero che è stata usata come titolo da molti mezzi di informazione. Io mi sono posto nei giorni scorsi e anche oggi la domanda: ma per quale motivo tanti italiani sentono il bisogno di avere un avvocato difensore e quindi perché si sono riconosciuti in questa frase? Il motivo, signor Presidente, lo ha spiegato bene lei oggi e nei giorni scorsi, quando ha illustrato il programma e il contenuto del contratto di governo. Ha giustamente fatto riferimento all'articolo 1 della nostra Costituzione, ha parlato di diritti sociali, di lavoro, di salario minimo orario, cose che negli anni scorsi sono state un po' dimenticate, di tipizzazione e controllo delle nuove forme di lavoro che non devono più sfociare nello sfruttamento, di opportunità che possono derivare dalla sharing economy, di dare voce e aiuto alle donne, ai giovani. Ha parlato di lotta alla povertà, di reddito e di pensione di cittadinanza e di superamento della legge Fornero. Ci ha illustrato la volontà di adottare politica a favore delle famiglie e a favore dell'incremento delle nascite, della necessità di aumentare la sicurezza degli italiani, di uno Stato che deve essere più vicino ai cittadini e che quindi tratti i cittadini appunto da cittadini e non da sudditi, che sia più equo, più giusto, più solidale, che non abbia un sistema fiscale che può essere vessatorio per alcuni e permissivo per altri, magari se questi altri sono grandi multinazionali accade più di frequente. Il sistema fiscale, diceva stamane, non è al passo con i tempi e deve essere semplificato e reso più efficiente per allargare la base imponibile e al contempo ridurre la pressione fiscale, ma sempre in accordo con le nostre previsioni costituzionali. Ci ha descritto la vostra idea di giustizia che deve essere rapida ed efficiente, ci ha parlato di class action, di certezza della pena, di cause civili che non devono e non possono durare tanti anni perché questo frena lo sviluppo e gli investimenti ed è un danno questo sia per i cittadini e sia per le imprese. Ha parlato del nostro patrimonio paesaggistico, artistico e culturale, ha parlato di ambiente, di green economy, di economia circolare e della necessità di passare dall'era del fossile a quella delle energie rinnovabili. E ancora ha espresso la volontà del suo governo di contrastare le mafie e quando ha detto questa frase quasi tutta l'Aula ha sentito naturale alzarsi in piedi e ci ha detto di voler contrastare con il suo governo di voler contrastare l'illegalità diffusa, la corruzione, i reati nella pubblica amministrazione anche prevedendo nuovi soggetti investigativi quali per esempio gli agenti sotto copertura o prevedendo il DASPO per i corrotti. Grande importanza poi ha dato alla riforma della prescrizione e al conflitto di interessi. Inoltre ci ha parlato della sanità pubblica, di un servizio sanitario che deve essere universale e di qualità, che deve dare risposte ai cittadini senza che questi aspettino mesi prima di poter fare un esame diagnostico che può salvare loro la vita, oppure che siano costretti a lunghi viaggi della speranza per avere delle cure migliori.
Occorre, diceva stamane, aumentare da un lato la spesa sanitaria e dall'altro dare una maggiore efficienza a tutto il comparto affinché le risorse non vengano sprecate, il tutto ovviamente di concerto con le regioni. Signor Presidente del Consiglio, illustrando il contratto di governo, credo che lei abbia raccontato i sogni, ma anche i problemi di milioni di italiani, problemi che di fatto sono stati ignorati o sottovalutati per anni. E io credo che siano questi i motivi che hanno indotto molti nostri connazionali a desiderare un avvocato difensore, e questo a mio giudizio il motivo del successo che ha avuto quella sua frase. Vogliono essere difesi gli italiani dalla cattiva politica, dal malaffare, dall'indifferenza e dalla superficialità, dall'indolenza di alcuni di quelli che amministrano la cosa pubblica. Vogliono un governo che ponga al centro della propria azione i bisogni della maggioranza dei cittadini e non quelli dell'élite. Vogliono un esecutivo che abbia l'autorevolezza per tutelare gli interessi del Paese in tutte le sedi, europee e internazionali. Lei, il governo e la maggioranza che vi sosterrà, avete la forza e la volontà e la capacità per portare a compimento tutti i punti del contratto di governo e per migliorare la qualità della vita degli italiani. Avete la determinazione per riportare l'Italia nel posto che ad essa compete, cioè quello di un paese grande, forte, giusto e solidale. Sono convinto che questo esecutivo ci farà sentire orgogliosi di essere italiani, perché, come diceva il nostro amato Presidente della Repubblica Sandro Pertini, io credo nel popolo italiano, è un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra, chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo. Buon lavoro Presidente Conte, buon lavoro a tutti del Governo.